Nella moto di Milano e per la prima volta entrano le moto storiche e lo fanno con ruote da sogno. Io sono con il fondatore Stefano Leotti e con un ospite d'eccezione, Charlie Gnocchi, che non poteva lasciarsi sfuggire l'occasione di visitare questo stand. Uno stand da sogno, così come è da sogno tutta la struttura che ha realizzato a Reggio Emilia, 5.000 metri quadri, 1.000 moto e anche di più. Contenitore importante per le aziende. Noi diamo un sogno a chi entra all'interno di questo showroom. Questa idea è nata perché alla soglia dei secondi 30 anni mi sono dovuto inventare una seconda vita e la prima cosa che mi è passata per la testa è gettarmi a capofitto in un'attività che sicuramente mi farà, spero, rimanere giovane in mezzo a motori, donne e food, perché all'interno del nostro showroom facciamo degli eventi molto, molto interessanti. Abbiamo già un piano per i prossimi 5 anni, dove lo showroom da 5.500 metri andrà a 13.000 metri, penso sia unico in Europa, forse nel mondo, e il nostro obiettivo finale è riuscire a conquistare i paesi orientali, che sono prevalentemente Cina e Giappone. In Europa stiamo già cominciando a lavorare molto bene. Anche perché a sorpresa Stefano non è un appassionato di motori. No, però mi sto affezionando alla cosa. Ti stai appassionando? Ci sta appassionando, invece posso dirti, da esperto invece, c'ha dei pezzi molto belli che gli fanno onore, si vede che c'ha dei buoni consiglieri, i pezzi fanno onore a una collezione internazionale e può andare a testa alta. Mi piace che invece è divertente nell'aspetto, nel modo di fare, ma le collezioni sono serie. La nostra sede è a Reggio Emilia, nel cuore della Motor Valley, che è terra di motori, per cui per noi è facile trovare meccanici, carrozzieri, tappezzieri, perché noi abbiamo degli oggetti che hanno assolutamente bisogno di una manodopera specializzata di quell'epoca. Quando tu vai nel Reggiano, nella bassa, c'è il motore, cioè sono dei tarati del motore. Quando si mette a fare le cose, il Reggiano spacca il mondo. Ci rivediamo presto lì nella sede di Ruote da Sogno, perché ci inventiamo una cosa mega. Ed è tutto per il momento da qui dal Salone della Moto. Un saluto anche da te, Stefano. Un saluto a tutti, grazie.